Intanto buongiorno a tutti, un ringraziamento a tutti per essere qui oggi. Tolgo la mascherina perché siamo tutti tamponati, nel senso che siamo tutti testati, però tolgo anche la mascherina perché giustamente fanno notare che soprattutto quelli collegati da casa sono agevolati dal fatto che vedono anche appunto la mimica mentre parliamo. E un ringraziamento, un saluto per la presenza a Stefano Bonaccini, con il quale abbiamo condiviso, possiamo dirlo, notti intere, ma a occuparci del Covid, telefonate, incontri, videoconferenze. Cioè, abbiamo fatto 24 mesi, ormai Stefano siamo in procinto dell'anniversario dei 24 mesi, che sarà lunedì, del Covid, e posso dire che questo rapporto si è consolidato in questi mesi. Noi ci conoscevamo già da prima, siamo colleghi da un bel po', però è pur vero che insomma ne abbiamo affrontati tanti di problemi. Devo dire che c'è sempre stata piena sintonia con il governatore Bonaccini. Saluto la delegazione che lo accompagna, il sottosegretario Baruffi e il dottor Del Prete, che è il suo portavoce. E il senso di questo incontro di oggi è quello di dirvi che noi ci sentiamo spesso, ma abbiamo detto a un certo punto facciamo anche un punto della situazione. Siamo due regioni confinanti, sono due regioni che condividono anche culturalmente, socialmente, una miriade di rapporti anche interpersonali, di familiarità. Io stesso ho studiato a Parma, cioè ero iscritto all'università a Parma, per cui per me è familiare l'Emilia, ma anche la Romagna, ma anche per parlare di quello che può essere il futuro, senza che io stia qui poi ad annoiarvi a parlarvi nello specifico dei temi. Poi avrete ovviamente modo di fare le domande sia a me che al presidente Bonaccini, e devo dirvi che abbiamo affrontato un po' di temi, ovvio il primo l'autonomia, con Stefano Bonaccini e Attilio Fontana siamo partiti assieme in quel 2017 appunto per avviare questo percorso, un'autonomia che vediamo lì all'orizzonte, oggi oggetto diciamo di quello che dovrebbero essere le battute finali di una legge quadro. Attendiamo ovviamente dal governo una risposta, visto considerato che noi i comiti per casa che abbiamo fatti abbiamo portato le nostre proposte in maniera costruttiva, e penso che l'autonomia sia assolutamente e sarà oggetto, il volume è troppo alto, grazie, e l'autonomia sarà, potete abbassare il volume per favore, perché se non fischia mi dà fastidio, grazie. Sembra di tornare agli anni della discoteca. Basta sto volume. Ecco qua. Allora dicevo che per noi siamo convinti che la partita dell'autonomia sia assolutamente cruciale e sarà pregnante nelle prossime settimane, non vi dico nei prossimi mesi. Siamo in attesa di una risposta. Tra l'altro i nostri tecnici, i rispettivi tecnici, c'è qui il sottosegretario Baruffi, piuttosto che il dottor Gasparini per noi e Galli per la regione Lombardia, hanno lavorato con gli staff ovviamente della parte diciamo tecnica per addivenire a quella che è una proposta finale. Quindi siamo in attesa, Draghi batte un colpo. Poi abbiamo parlato di un sacco di progetti collegati al fiume Po, progetti che fra l'altro vedono grossi investimenti, le ciclovie, il tema dell'ambiente, i temi, abbiamo parlato di fiere, abbiamo parlato di viabilità, insomma, quello che comunemente due governatori che condividono dei confini assieme devono affrontare, devono parlare. E io devo dire che questa riunione è stata proficua, devo dire che come al solito ragionando con Stefano Bonaccini si cresce, si continua a crescere nel rapporto che è costruttivo, al di là poi delle appartenenze politiche, perché è inutile che stiamo qui neanche a evidenziare questi aspetti. Hanno capito tutti che lui è della Lega e io sono del PD, no? Cioè, hanno capito tutti. E per dire insomma che
cerchiamo di fare il bene dei cittadini. Dopodiché ognuno ha le proprie idee politiche, però abbiamo dimostrato che insomma, questa collaborazione diventa sempre più importante. Io penso che questo sia un tesoro, sia un valore grande, alla luce anche di un ultimo progetto che voglio proprio accennare a volo d'uccello, che è quello che condividiamo una sfida assieme a Massimiliano Fedriga, quindi Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, che è rappresentato da questa costa, la costa adriatica, quella che noi abbiamo definito la nostra costa del Sol, sulla quale vogliamo continuare a investire, perché vi ricordo che avevamo tentato prima del Covid di partire con un progetto comune, siamo ancora convinti che la promozione, la sfida di obiettivi comuni sia assolutamente unica nel presentarci a livello internazionale. Vi ricordo che il 66,6% dei turisti del Veneto sono stranieri, e così immagino accada anche per l'Emilia Romagna o per il Friuli Venezia Giulia. Quindi una serie di temi trattati, la volontà di andare avanti e continuare a costruire. Dopodiché, per evitare che qualcuno dica sti qua hanno fatto una riunione e hanno parlato di calcio, non è il mio caso, lo sapete, ma vi daremo anche il materiale, vi diamo un po' di numeri, vi diamo anche un resoconto di quelli che sono stati i temi dei quali abbiamo parlato e anche dei finanziamenti collegati ai temi, perché per alcune partite sono finanziamenti importanti che passano anche i 100 milioni di euro. Lascio la parola a Stefano Bonaccini, prego. Grazie Luca, saluto ovviamente tutti, saluto anche Caner, assessore con cui in conferenza regioni abbiamo lavorato tanto in questi anni. Come sapete io fino all'aprile dello scorso anno, per 5 anni e mezzo, ho fatto il presidente della conferenza e gli ultimi 2 anni li ho fatti con 14 regioni su 20 di centrodestra, quindi è grazie anche a Luca e ai presidenti di altro segno politico se io ho potuto proseguire in quell'incarico, anche in ragione del fatto che abbiamo sempre detto, ci siamo detti, guai mettere davanti l'appartenenza né geografica né politica. Peraltro nel momento in cui pro tempore governiamo, noi dobbiamo sempre ricordarci che istituzionalmente governiamo anche per quelli che non ci voteranno mai, non solo che non ci hanno votato. In particolare con Luca Zai abbiamo avuto la gestione della fase più drammatica della vita di questo paese, non solo, che verrà studiata nei libri di storia dai nostri pronipoti, che probabilmente noi non ci rendiamo ancora conto oggi di cosa sia e sia stata, ma che ci ha visto da subito impegnati, perché ricorderete, lui citava appunto 21 febbraio, 2 anni di pandemia, dopo Wuhan nel mondo sembrava che l'unico paese colpito fosse l'Italia, in Italia che le uniche regioni colpite fossero Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, e per diverse settimane, mesi, è stato esattamente così, tant'è che la prima chiusura vera, ad esempio le scuole, fu fatta dalle nostre 3 regioni in tutto il paese pochi giorni dopo quella vicenda. Abbiamo quindi consolidato e robustito un rapporto anche personale, soprattutto alla luce del fatto, e la riunione di oggi è per questo, che ci sono cose, materie, progetti che anche per ragioni in questo caso geografiche, di contiguità, da un punto di vista socio-economico abbiamo economie molto simili. Avete visto, lo dico con grande orgoglio, il 2021 si è chiuso con una crescita del 6,9% delle nostre 2 regioni, prime regioni per crescita nel paese. Che non ci fosse oggi quell'altra pandemia che non è sanitaria ma è economica, dettata dalla crisi energetica, dal costo delle bollette, saremmo, ma siamo ancora regioni che possono davvero nei prossimi anni prendere una spinta che ci facciano andare davvero verso la piena e spero buona occupazione nel giro di pochissimi anni. Dell'autonomia ha detto Luca, sapete che con l'allora presidente Gentiloni, quindi questo è il 4° governo, stava terminando quella fase, io, Luca Zai e Roberto Maroni, che stava terminando il mandato in Lombardia, firmammo una preintesa, successivamente si arrivò ad altri accordi, c'è una legge quadro. Abbiamo lavorato con la ministra Gelmini per cercare di arrivare a uno step che possa far partire qualcosa. Erano progetti differenti, lo sono ancora, con diverse materie in campo tra l'una e l'altra regione. Il tema non è avere più soldi, il tema è quello di poter avere capacità di programmazione e di sburocratizzazione nel poter fare bene, perché abbiamo sempre detto, se
vanno ancora più veloci, Veneto ed Emilia Romagna in questo caso, aiutiamo ad andare più veloce anche il paese. Quindi, come ha detto Zaire, ribadisco, ci attendiamo una convocazione al più presto per andare a definire qualcosa che possa garantire a tutti lo stesso trattamento qualora si voglia percorrere, come prevede la Costituzione, questo percorso. Due minuti solo per dire che abbiamo già ricevuto 55 milioni di euro insieme dal PNRR, Ministro della Cultura, per il Parco del Delta del Po, progetti che sono già stati vagliati, li gestiranno i due parchi regionali più i 18 comuni interessati. Noi siamo convinti che si può già partire entro la fine di quest'anno e entro il 2026 terminare i lavori che serviranno per interventi di valorizzazione turistica, ambientale e culturale di questo patrimonio straordinario che insieme abbiamo e dobbiamo gestire. Questo insieme al fatto che ci sono oltre 350 milioni di euro per la valorizzazione del Po, con progetti che riguardano l'asta del Po, vale per le regioni del bacino padano, ma anche qui noi siamo pronti con progetti che entro il 2026 vedono vedere impegnati questi oltre 350 milioni di euro. Perché dico queste cose? Perché vogliamo dimostrare che questa occasione irripetibile del PNRR, al netto delle semplificazioni che servono, c'è chi è pronto. A risorse date noi ci faremo trovare pronti, in questo caso ci siamo già fatti trovare pronti per mettere a terra, come si dice oggi, quei risorse che servono per investire. Dopodiché dalla A22, con ad esempio la terza corsia Campo Gagliano, dove abito io, fino a Verona, al tema della valorizzazione delle spiagge, abbiamo già insieme anche al Friuli Venezia Giulia ogni anno impegnato risorse per promuoverci nel mondo in queste spiagge dell'Alto Adriatico così belle e visitate e vissute, al fatto di dire che sul tema della legge dei balneari le gare si devono fare, è inutile che ci giriamo intorno, ma la valorizzazione, gli investimenti, l'occupazione di coloro che in Emilia Romagna, i romani in questo caso, e in Friuli Venezia Giulia, immagino per Fedriga, ma soprattutto in Veneto, per quello che anche voi ogni anno diceva Luca, attirate, ci sia il riconoscimento di gare che premino la professionalità, l'identità e gli investimenti di chi le ha fatte diventare un luogo che attira decine di milioni di turisti da tutto il mondo. Insomma, abbiamo messo in fila diverse cose, ci piace essere gente pratica, bene o male lo giudicano poi i cittadini, però questa collaborazione tra due regioni che hanno tanti interessi in comune e anche tante parti in comune, volevamo non solo irrobustirla, ma soprattutto mettere subito in campo progetti che possano fare il bene delle nostre comunità, dei nostri cittadini, delle nostre imprese. Grazie davvero per questa accoglienza, io penso che metteremo appunto in progetto, poi dopo verranno forniti, tante altre cose che serviranno per rendere più forti l'Emilia Romagna e il Veneto dentro a questa pandemia che non è terminata, e sperando di superare il più breve tempo possibile la pandemia energetica. Grazie. Grazie. Come diceva il Presidente Bonaccini, poi avete una brochure nella quale sono indicate ad esempio le partite, le progettualità relative al Po, piuttosto le tre grandi ciclovie che occupano più o meno 117 milioni di euro, piuttosto che tutta l'asta del Po per il bacino padano o gli altri progetti di viabilità e i vari temi di cui abbiamo parlato. Adesso io passerei la parola a voi per le domande, se ci sono domande prego, magari se avete la cortesia anche di presentarvi come testata, così. Prego. Grazie, Angela Pellegriva di Argentino. Una domanda per entrambi voi presidenti sull'autonomia. Avete citato i quattro governi, quindi Gentiloni, il Conte 1, il Conte 2 e Draghi. Perché dovrebbe essere la volta buona questa? Se avete ricevuto, immagino, in maniera trasversale delusioni da tutti gli esecutivi che si sono avvicendati su questo fronte, cos'è che sentite di diverso questa volta? Grazie. Il fatto che il gruppo tecnico sostanzialmente ha delineato quelle che possono essere le linee guida, le chiamo così per semplicità, per poter partire e sperimentare su alcune materie, immaginiamo non tutte, noi peraltro ne abbiamo chieste meno delle altre regioni, e perché la ministra Gelmini, ministra alle affari regionali, ha indicato la volontà
di poter partire già nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Noi crediamo possa essere la volta buona, e rispetto anche a chi dice, leggevo commenti sui media qualche settimana fa, il tema dei livelli essenziali di prestazione, quello noi abbiamo sempre detto che quando il Parlamento riuscirà a approvarli, a delinearli, che serviranno a tutta Italia per garantire a tutte le regioni lo stesso comunque atteggiamento e comportamento rispetto alle risorse a trasferire, quelli le deve fare il Parlamento, e verrebbe anche da chiedersi come mai in questi decenni non sono mai state fatte. Però io penso davvero possa essere la volta buona per iniziare quantomeno un percorso su alcune materie. Ah, 22 ottobre 2017, 4 anni, 4 governi, 24 mesi di Covid. Quindi abbiamo perso sicuramente i 24 mesi di Covid, perché oggettivamente, anche dal punto di vista proprio di rispetto umano, non ci sembrava utile stare a battagliare sull'autonomia e contare i morti contemporaneamente del Covid. Penso che i tempi siano maturi e siamo partiti da una situazione nella quale era la firma dell'intesa, che a noi ovvio sarebbe la soluzione migliore, no? Però abbiamo anche capito che il percorso che è possibile è quello di passare per il Parlamento con questa legge quadro, quindi non vogliamo da parte nostra lasciare alibi a nessuno, quindi il Veneto c'è, Emilia Romagna, l'ha appena detto il Presidente Bonaccini, risponde a questo, ovviamente devono accogliere le istanze che sono state presentate. C'è un ultimo aspetto, ma non irrilevante, rispetto al fatto che uno dice, ma perché avete questa certezza? Beh, intanto questa è una pagina di storia, no? Prima o poi qualcuno dovrà scrivere. Cioè, l'autonomia è modernità, il federalismo è modernità. E dall'altro io ho l'impressione che i supplementari ce li siano giocati tutti, ormai siamo in calci di rigore. Però l'elemento fondamentale è che un Presidente di Repubblica nel suo discorso di insediamento parla dell'autonomia e non fa mistero del fatto che l'autonomia è comunque una grande sfida. Il Presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo delle regioni per il Covid, e questo ruolo è espletato nella piena autonomia. Se non avessimo avuto la sanità, come sarebbero andate le cose? Molto peggio. Quindi penso che anche questa attenzione da parte del Quirinale non sia irrilevante per questo percorso, che dovrà essere comunque un percorso che dovrà essere accompagnato. Quindi adesso aspetta a Palazzo Pigi di rispondere. Altro? Sì, buongiorno, Filippo Tosato dei quotidiani Genova. È stato scritto, è stato detto che vi sarebbero delle posizioni discordanti tra le tre regioni impegnate nella partita autonomista, in particolare da parte della Lombardia. E vi risulta questo, si dice cioè che il Presidente Fontana avrebbe espresso perplessità circa il ruolo del Parlamento nel vaglio dell'eventuale legge quadro, della legge quadro che è stata annunciata, e che non sarebbe neppure del tutto d'accordo circa la persistenza di questo fondo solidale perequativo che mi pare dovrebbe accompagnare. Se potete magari chiarire questo aspetto. Guardi, io penso che, come ha detto Zaia, l'intesa sarebbe il traguardo ottimale, ma abbiamo detto che siamo gente pratica e concreta. La legge quadro, col Parlamento che possa avere la libertà, l'autonomia, a proposito di autonomia, di poter discutere, io lo trovo assolutamente sacrosanto, e quella può essere la mediazione che permetta a tutti di poter esprimere la propria opinione, ma anche di fissare una legge quadro che garantisca che a quel punto, allora, come veniva detto, dopo 4 anni si possa davvero partire. Ovviamente non mi permetto di esprimermi a nome del Presidente Fontana, noi riteniamo che ci possa essere una giusta mediazione proprio per non frenare di nuovo le cose, ma vedere un approccio che porti finalmente a un percorso che comincia veramente. Ma io ho parlato in più occasioni con il Presidente Fontana e sostanzialmente la vede come noi, anche perché è innegabile che fin dall'inizio abbiamo sempre detto in Costituzione c'è scritto che c'è la firma dell'intesa, quindi
si deduce che bisognerà firmare un'intesa. Di mezzo poi in questa discussione, in questo percorso, ne è venuta fuori, ovviamente anche su in base a delle valutazioni di natura giuridica, costituzionale, che un passaggio parlamentare, non sul documento dell'intesa, attenzione, ma su una legge quadro che stabilisce i criteri per andare a firmare le singole intese, sia l'unico percorso possibile. Allora noi abbiamo due alternative: o facciamo la battaglia sapendo che comunque non andremo mai a vedo, andiamo a vedo, e quindi vediamo questa bozza di legge quadro se verrà accolta, e dopodiché riusciremo a capire se sarà una fregatura oppure se sarà un'autonomia vera. Cioè noi non abbiamo oggi motivo di pensare che non possa essere un percorso serio. Siamo in attesa. Guardate, Presidente Fontana, anch'io ovviamente non parlo a nome del Presidente Fontana, ma avendoci parlato in più occasioni, ha posto questa riflessione che chiunque di noi potrebbe porre, anzi l'abbiamo posta nei tavoli a livello nazionale, penso migliaia di volte. Oggi è che ci garantiscono sempre il percorso con questo passaggio preliminare in Parlamento. Andremo a vedere. Vediamo chi è più autonomista, se lo è chi propone il percorso o noi che lo vogliamo il percorso. Altro? Posso chiedere un altro? Prego. Non è per tirarvi per la giacchetta ad ogni costo, ma realisticamente un traguardo temporale per la presentazione di sta bene che sta il quadro, che sembra un'araba felice che viene evocata periodicamente ma non si vede mai. Qual è un orizzonte temporale credibile? Insomma, quando è che vi aspettate di essere convocati e di poter interloquire sulla bozza di non tocca a noi, per cui è difficile che non possiamo metterci qui a fare gli otelma di turno. Essere convocati il prima possibile, abbiamo una forma anche di appello questo. Il fatto di quando può essere l'approdo il prima possibile, noi più di così non possiamo dire, peraltro questa legislatura. Io sono tra quelli che si augura arrivi fino a fine mandato, sia perché abbiamo bisogno di un governo autorevole che governi, sia perché questo governo è proprio in campo per cercare di dare una mano all'Italia a ripartire, sconfiggere la pandemia e vincere questa sfida del PNRR, oggi anche quella della crisi energetica. Quindi io mi auguro che, abbiamo detto, è il quarto governo, nei miei auspici, ci sta certamente il fatto che sia il prima possibile, proprio per cercare di dare voce gara. Per bocca della ministra Gelmini ci è parso di capire che c'è una volontà precisa, vediamo se è la volontà di tutti. Sì, condivido appieno, l'unica cosa che aggiungerei è che il Presidente del Consiglio sposi in toto e segua personalmente questo dossier, perché la vera pagina di storia che questo governo può scrivere è rappresentata da questa grande riforma istituzionale che peraltro è prevista dalla Costituzione, non è qualcosa di sovversivo o una forma nascosta di secessione come qualcuno all'inizio voleva far credere a qualche cittadino. Quindi il Presidente del Consiglio la valuti fino in fondo, anche perché l'alternativa quale sarà? Che verrà qualcun altro poi e la farà. Cioè non si torna più indietro, questo è poco ma sicuro. Altro? Prego. Silvia Madiotto del Corriere del Veneto. Salto un attimo all'altro argomento che avete entrambi trattato prima, che è quello dell'epidemia e del Covid. Ci sono informazioni, avete saputo qualche cosa da parte del governo per i fondi Covid che dovrebbero arrivare alle regioni? I soldi da Roma stanno arrivando, ci sono dei tempi, come riuscite a gestire attualmente il buco che si è creato nella sanità e se si rischiano anche dei piani di rientro eventuali? Grazie. Io ieri ho incontrato il ministro Speranza, anche per altre cose che riguardavano il PNRR, però io penso che in uno stato serio le spese del Covid, quindi un'emergenza che non è dovuta alla responsabilità di una singola o altra regione, le debba pagare lo Stato. Anche perché noi ci siamo dati da fare e credo che da questo punto di vista si sia visto che cosa significa avere delle sanità territoriali forti, radicate e robuste. Se l'Italia, presa un po' in giro all'inizio delle vaccinazioni lo scorso anno,
oggi uno dei paesi che ha vaccinato di più al mondo, noi abbiamo avuto un rapporto, penso di poterlo dire anche a nome di Luca Madiraluto, generale Figliuolo, una struttura commissariale eccellente, ma sono le nostre ASL che si sono date da fare, certo insieme anche ai medici di generale, le farmacie eccetera, ma è la sanità pubblica dei nostri territori che ha risposto in maniera così importante, oltre a tutto quello che ha dovuto sopportare, abbiamo detto, nella pandemia, nell'anno in cui sembravamo colpiti solo noi e i vaccini erano ben là da venire. L'anno scorso, parlo per l'Emilia Romagna, adesso parlo di quello che so, noi siamo riusciti a ripianare tutto e a uscire con i conti in ordine, perché il governo ha dato prima 600 milioni a fronte del 1.120 miliardi che il Presidente Federica aveva chiesto a nome di tutte le regioni tramite la conferenza. Di quei 1.120 miliardi ce ne sono stati assegnati 600, poi a gennaio, cioè poche settimane fa, altri 400. Per quanto mi riguarda, quei 400 però non sono per il 2022, quelli valgono per chiudere il 2021, perché sono persino meno quei due tranche di quello che avevamo chiesto, ma va bene, ringrazio il governo, è importante per noi. E quel 1.120 miliardi fu chiesto prima della quarta ondata. Quindi noi siamo ancora nel, diciamo, nel declino, e speriamo presto, del definitivo arresto della quarta ondata, ma noi abbiamo sopportato questa quarta ondata con investimenti, spese, insomma, dove non ci siamo chiesti dov'è che risparmiamo un euro, anzi magari abbiamo speso anche uno in più per cercare di fare il meglio possibile per i nostri cittadini e le loro famiglie. Credo che già nelle prossime giorni o settimane qualcosa in più dovrebbe arrivare per il 2022. Ovviamente a noi servono, secondo me serve qualche miliardo di euro, fatto 100 le regioni italiane. Dopodiché vedremo e si vedrà. Io ho fatto persino un'altra proposta in aggiunta, che sia quella che laddove lo Stato non riesce a garantire tutto, possa permettere una spalmabilità di un eventuale debito che, se messo ad esempio su una decennalità, può garantire sforzi che siamo in grado certamente di sostenere. Ma io non ci voglio neanche credere che le regioni debbano a loro carico dover ricoprire ciò che abbiamo speso giustamente per una pandemia che è globale, nemmeno solo nazionale. Questo è il mio pensiero, ma come dire, in conferenza delle regioni su questo abbiamo veramente fatto tutto insieme. Sì, sì, ma ne abbiamo parlato moltissimo, è un lavoro di squadra. Vi do solo il dato del Veneto, noi siamo a 1.700.000 ormai, euro più euro meno, stiamo parlando di tutte le annualità. E stiamo parlando, giustamente, come diceva Stefano Bonaccini, non di, di spese superflue, di sprechi, ma della necessità di investire per salvare la vita dei cittadini. Non so, se uno mi chiedesse, ma quanti medici con contratti, diciamo, a tempo determinato, il COCOCO, tutto quello che avete assunto, 2.253 medici, e così vale per le professioni sanitarie, ma così vale per moltissime attrezzature, dispositivi, e, insomma, è stato un lavoro di squadra. E poi non vi dico poi che c'è anche l'aspetto del recupero delle, delle liste d'attesa, perché la coda di questa tragedia si porta ad avere 500.000 liste d'attesa. Oggi noi in Veneto sono 274.000 visite specialistiche ambulatoriali che dobbiamo comunque risolvere velocemente. Beh, poi non parliamo della prevenzione, di tutto quello che significano queste visite. Quindi anche qui sono spese accessorie che le spendi o internamente o avvalendoti della, delle prestazioni dei privati. Quindi è fondamentale che ci sia un ripianamento di queste spese. Del resto, l'alternativa quale sarebbe stata? In assenza di autonomia delle regioni, il governo le avrebbe comunque dovute sostenere queste spese. E forse anche malamente, perché non avrebbe avuto dei, delle sentinelle sul territorio che sono state rappresentate dalle regioni. Quindi ripianare assolutamente sì. La sanità è una priorità per questo paese, l'abbiamo capito ancora di più con il Covid, per cui non si discute. Altre domande? Bene, allora facciamo l'intervista all'altere. Grazie. Grazie. E allora, il Presidente Bonaccini è a disposizione qui dalle bandiere per le interviste. Grazie.